Oltre 9.000 domande evase per quanto riguarda la cassa integrazione nella nostra regione fino a questo momento. Oltre 9.300 domande inviate all'INPS, 9.500 quelle accettate e sono quasi 2.400 quelle in lavorazione per degli errori che purtroppo la regione non può modificare autonomamente. C'erano stati dei problemi nei giorni scorsi anche per questo rimbalzo di responsabilità tra il governo centrale e gli enti regionali? Purtroppo è solo un'azione, diciamo, di scorrettezza e anche di menzogna utilizzando dati vecchi come sta succedendo ancora adesso. Noi siamo fra le prime 8 regioni che hanno finito completamente a valutare tutte le pratiche arrivate, ce ne sono logicamente alcune che non possono essere evase per degli errori. L'INPS ci ha sempre detto che se noi mandavamo delle pratiche lavorate bene, correttamente, loro avevano dei tempi celeri, nei 15 giorni. L'80% di quello che noi avevamo mandato loro erano usciti ad autorizzare proprio perché erano delle pratiche lavorate in modo pulito. Dopo che noi la mandiamo all'INPS, l'INPS deve mandare di nuovo una comunicazione ai datori di lavoro per ricevere l'SR41 che deve essere corretto con l'IBAN dei lavoratori e col numero di settimane che ogni lavoratore ha fruito di cassa. Mi dispiace che il Partito Democratico, che ha la diretta responsabilità, essendo una forza importante del governo, abbia montato una polemica sulla nostra regione accusando l'assessorato diretto da Piero Fioretti di inefficienza e di incapacità. Questa è stata una scorrettezza. Uno, perché i responsabili sono stati loro con l'azione di governo. Due, perché hanno dato falsi e commentato dati che non erano corrispondenti alla realtà. Terzo ed ultimo ragionamento, io non posso accettare che in un momento di grande difficoltà con una pandemia nazionale in corso, dove ci dovrebbe essere l'intelligenza, la capacità di sapersi unire rispetto alle difficoltà anche legislative e amministrative che si portano avanti e che si devono risolvere, invece si preferisce la polemica. Ecco, questo non è stato sicuramente una bella pagina per il Partito Democratico.